benvenuti in questo nuovo programma, lo dico col sorriso perché questo è un programma che vi emozionerà e ci emozionerà e parla di natura, anzi si chiama Parla la Natura, proprio perché sarà lei questa grande, come dire, anima conduttrice, ma avremo anche delle voci. Lo abbiamo realizzato in collaborazione con l'ente nazionale, l'ente ambientale Unini, di cui adesso vi farò conoscere qualcuno, e io direi prima di tutto di presentare la voce principale, che è Eleonora Scabini. Buon pomeriggio Eleonora. Buongiorno Silvia, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora Eleonora, adesso tu hai un compito importantissimo, giusto per non farti venire un po' di ansia da diretta, ti dico che in questo momento sarai l'oggetto dell'orecchio e dell'ascolto dei nostri ascoltatori, scusami il gioco di parole, ma a te lascio, diciamo, l'onore di fare la prima presentazione ufficiale, così ci racconti chi sei e che cosa fai. Allora, io sono una naturalista e mi occupo di monitoraggio e conservazione della biodiversità e in particolare di bioacustica, quindi lo studio dei suoni emessi dagli animali, quindi lo studio dei suoni in natura. E sono anche coordinatrice per la Regione Lombardia del progetto di monitoraggio e conservazione del barbagianno in Italia, un progetto UNIN, di cui parleremo anche oggi, e socia UNIN. Insomma, una bella carica, e io ad alcun, a qualche ascoltatore, indico: segnatevi questa cosa dell'ascolto della natura, perché secondo me, dico solo questo, punto, e mi fermo. Ma non siamo da sole, cara Eleonora, gli ascoltatori non lo sanno, in realtà abbiamo ancora anche un'altra voce, che però la lasciamo un attimino lì ad ascoltarci e facciamo venire un po' di curiosità anche agli ascoltatori, perché sarà anche un po' la curiosità, l'anima di queste tante puntate, perché Parla la Natura avrà come oggetto tanti progetti che fa la Uni, adesso poi Eleonora ci spiegherà a grandi linee un po' come funzionerà il programma, ma ci sarà tanta curiosità, perché scopriremo tante cose belle, tanti animali, e non dico altro perché sennò poi Eleonora mi sgrida, e quindi lascio a te Eleonora se hai voglia di raccontare. Io direi magari innanzitutto raccontiamo un po' due parole su UNIN, così poi tanto ci saranno poi anche tutte le parti di approfondimento, ma almeno per chi non lo conoscesse diamo due indicazioni. Certamente, allora UNIN è l'acronimo di Università della Natura e Investigatori Naturalistici, è un ente ambientale nazionale che si occupa di monitoraggio faunistico, conservazione degli ecosistemi e didattica online, oltre a ricerca scientifica. Infatti abbiamo in campo dei progetti di cui parlerò più tardi. Università della Natura in particolare è una piattaforma web didattica che propone non solo attività ma anche dei corsi online a tema naturalistico, scientifico e ambientale, e quindi si occupa di coinvolgere tutti gli appassionati di natura, dando loro la possibilità di partecipare a progetti scientifici di interesse nazionale. In particolare ricordiamo due progetti importantissimi, che sono il progetto MCB, ovvero di monitoraggio e conservazione del barbagianno in Italia, che mi riguarda personalmente poiché sono coordinatrice per la sezione Lombardia, e il progetto MESI, monitoraggio dell'espansione dello sciacallo in Italia. Quindi l'ente ambientale UNIN permette attraverso la Citizen Science di partecipare a ricerche scientifiche in maniera diciamo condivisa, quindi ci permette di raccogliere dati e di effettuare monitoraggio, ovviamente nel solco di una rigorosa base scientifica, quindi condivisione ma orientata in maniera diciamo rigorosa, ecco. E diciamo oltre a Università della Natura c'è questo gruppo molto interessante, questo gruppo Facebook molto interessante, che è Investigatori Naturalistici, il quale ha un nutrito gruppo molto vivace e molto variegato. Ci sono più di 40.000 iscritti, pensa Silvia, e si occupa proprio di investigare la natura. Quindi il suo nome è rivelatore, insomma, delle sue attività,
perché in questo gruppo si possono fare domande, si può intervenire, ci sono degli esperti di varie discipline scientifiche, per esempio teriologi, quindi esperti di mammiferi, entomologi, esperti di insetti, erpetologi, eccetera, eccetera, botanici, c'è un po' di tutto, che possono rispondere a diversi quesiti che vengono posti appunto dai partecipanti, e anche i partecipanti stessi possono cercare di rispondere ai quesiti che sono presenti sul gruppo. Ad esempio, molte persone possono richiedere e lo fanno spesso a chi e quale animale appartiene una determinata traccia, quale animale appartiene un canto, oppure un osso che viene ritrovato, una borra. Quindi, insomma, c'è un po' di tutto. Le domande sono particolarmente interessanti e il gruppo è molto stimolante. Ed è per questo che io, diciamo, ho conosciuto Unin, perché sono transitata attraverso questo gruppo, mi aveva incuriosito il nome, Investigatori Naturalisti, c'era estremamente accattivante come nome, quindi ha stimolato la mia curiosità, che non è mai sazia per quanto riguarda la natura, e ho pensato, insomma, di partecipare, mi è piaciuto, e da lì ho conosciuto l'Università della Natura. E quando ho conosciuto l'ente Unin, l'ho trovato estremamente divertente il nome, molto accattivante anche questo acronimo, e ho pensato che fosse diciamo un po' geniale, perché di fatto Università della Natura può significare sia che la natura è il tema trattato, quindi è l'oggetto di studio, di formazione, di conoscenza, perché, come abbiamo detto in precedenza, si tratta anche di didattica, corsi online, formazione, eccetera, ma anche perché la natura insegna, quindi è anche soggetto dell'insegnamento, quindi è al massimo grado, un grado magistrale, possiamo dire, proprio per questa università. Quindi questo nome mi è estremamente stimolato, mi ha incuriosito e ho deciso di, dopo aver conosciuto l'ente, che è un ente ambientale nazionale, come abbiamo detto in precedenza, ho deciso di tesserarmi. Da lì è nata un po' tutta la storia mia all'interno del progetto MCB e all'interno di Union. Quindi ti ho fatto un po' la storia della mia conoscenza e questo ente è nato nel 2023, quindi un ente estremamente giovane ma molto dinamico, che ha conseguito un sacco di risultati, e noi vogliamo proprio condividere con voi ascoltatori, con te Silvia, questa bellissima realtà che a livello nazionale si sta arricchendo sempre di più con i contributi di moltissime persone che possono essere esperti, ma come ho detto prima, non solo, quindi all'interno del solco scientifico, ma con il contributo di persone che, anche semplici appassionati, che vogliono agire in maniera concreta per la tutela della fauna. Io lo confermo, in questi giorni tra l'altro ho visto anche qualche post perché lo seguo, io sono molto silente ma seguo tutto e devo dire che gli ascoltatori sono veramente, o meglio, gli utenti sono molto attivi, poi ogni tanto io incorro in delle foto che mi fanno un pochino, ne ho visto, guarda, in questi giorni, devo dire la verità, ne ho vista una di una signora che aveva, non mi ricordo se era un ragazzo o una ragazza, aveva scritto che aveva trovato un ragno e l'aveva fotografato, dicendo che era poco sopra il suo letto, ma che adesso il ragno passeggiava tranquillamente in giardino e chiedeva, no? Chi magari, sai, ha più conoscenza, come dicevi tu, no? Ci sono gli esperti che ti suggeriscono anche. Quindi gli hanno detto che era benevolo, innocuo, io avrei dato fuoco casa. Nel senso che una roba del genere così grande, o io o lui, insomma, in 20 metri quadrati non ci stiamo, io poi sono aracnofobica. Però è molto curioso perché alle volte fotografano le orme, fotografano appunto le borre, eccetera. Per cui c'è questo bellissimo scambio e a me piace vedere che ci sono ancora appassionati. Quindi la parte investigativa e, come dicevo, curiosità, secondo me, sono due mondi veramente che vanno in una sinergia totale sul progetto. Per cui io non potevo ovviamente supportare tutto questo da brava. Mi sembra giusto. Infatti Sì. ringrazio Radio Arborealis perché ci ha dato veramente un'occasione unica di far sentire la nostra voce e di condividere con gli ascoltatori qualcosa che è veramente molto prezioso. Quindi far conoscere la natura e anche, come dicevo prima, stimolare la curiosità, perché in natura noi possiamo raccogliere migliaia di informazioni. È quasi strano uscire
in natura, in fare una passeggiata in campagna o dovunque noi vogliamo, dove c'è natura, in un bosco, eccetera, e non trovare niente, è impossibile. Siamo solamente noi che dobbiamo aprire lo sguardo, aprire la mente e cercare di comprendere, di interpretare i segni che ci circondano. Per questo, secondo me, questo gruppo, ma non solo, anche UNIN, riescono a darci degli strumenti di conoscenza, delle competenze, ma anche proprio a stimolarci, appassionarci, farci darci un po' di meraviglia, ecco, quindi un po' di stupore, di meraviglia che la natura dà in abbondanza, non lesina niente in questo senso. È vero, è vero. Allora, io direi, visto che insomma, so che è collegata, io direi adesso magari, Eleonora, di cosa dici, di presentare anche la terza certo. voce di oggi, perché giustamente anche lei ha un ruolo, adesso ve la facciamo conoscere, per cui io vi presento la nostra voce nascosta, che è Marina Guglielmi. Buon pomeriggio anche a te, Marina. Buon pomeriggio a te, Silvia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie innanzitutto ancora a Radio Nord Borealis per averci aperto questo spazio. Ma io sono più che lieta di avervi, perché insomma noi nasciamo proprio per divulgare. Quando ho conosciuto il progetto, quando ho conosciuto Eleonora, gli ho proprio detto: no, allora bisogna parlarne a tutti, cioè tutti devono sapere che esistete, per cui eccovi qui. Marina, io direi, come anche Eleonora, ti chiederei anche a te di fare una presentazione di te, chi sei, che cosa fai, così ti facciamo conoscere agli ascoltatori. Certo, io sono laureata alla magistrale in scienze naturali all'Università Federico II di Napoli e in particolare poi mi occupo di gestione della fauna selvatica. In più sono responsabile scientifico dell'ente UNIN e coordinatrice della sezione Campania per il progetto monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia, sempre avviato da UNIN, appunto. E quindi oggi, insomma, vorrei parlarvi di alcuni dei nostri progetti più significativi, alcuni dei progetti significativi di UNIN, e anche perché siamo in un periodo in cui la sostenibilità, comunque la tutela dell'ambiente, sono sempre più cruciali. Quindi credo sia importante conoscere le azioni concrete che vengono svolte per preservare la biodiversità e incentivare la ricerca in ambito naturalistico. E quindi proprio in quest'ottica vengono poi avviate tutte le iniziative di UNIN, che comprendono, come ha anticipato anche un po' Eleonora, attività di monitoraggio faunistico, ricerca scientifica, didattica online e non solo, infatti anche laboratori nelle scuole, formazione universitaria. Quindi diciamo, l'obiettivo è coinvolgere studiosi e appassionati per introdurre nuovi spunti di ricerca e sensibilizzare la collettività su quelli che sono i temi naturalistici. E oggi si sente tanto parlare di, ad esempio, di citizen science, la cosiddetta scienza partecipativa, no? Quindi un approccio che coinvolge i cittadini nel processo scientifico, consentendo poi anche loro di contribuire direttamente alla ricerca e di sentirsi partecipi nel progresso scientifico. Quindi sono moltissime le piattaforme web di citizen science, ad esempio mi vengono in mente eBird e iNaturalist, che consentono di raccogliere e condividere dati su vasta scala che altrimenti sarebbe difficile ottenere. Quindi fornisce un vero e proprio supporto agli studiosi e ci sono già numerosi progetti di citizen science che hanno avuto un impatto significativo nella ricerca scientifica. Ad esempio hanno fornito dati preziosi sulla distribuzione, l'abbondanza di specie di avifauna, piante, anche insetti, consentendo agli scienziati di studiare quelli che sono i modelli ecologici e quindi di monitorare le popolazioni insomma in esame. Oppure studi che hanno esaminato le invasioni di specie non native, quindi le cosiddette specie aliene di cui oggi si sente tanto parlare, utilizzando spesso proprio questi dati provenienti da progetti di questo tipo. Devo dire che c'è un mondo che ci aspetta. Allora, io direi, se siete d'accordo, noi facciamo adesso la nostra pausa musicale, rimanete in ascolto perché poi vi spiegheremo anche, perché questa è un po' la puntata, quella bella, l'inizio di presentazione, per cui Eleonora poi ci spiegherà bene anche come saranno articolate le puntate, Marina ci racconterà ancora qualcosa, per cui direi che 2-3 minuti di musica e poi torniamo qui a Parla la Natura.
tornati a Parla la Natura. Un saluto anche a chi si è collegato durante la pausa musicale. Oggi prima puntata, quella di presentazione, quella bella con un po' di voci. Ne abbiamo due oggi, abbiamo Eleonora e Marina che ci hanno raccontato un pochino di loro, ma adesso ci addentriamo di più nel mondo UNIN, che è appunto l'ente ambientale con cui abbiamo avviato questa collaborazione, con cui io ho deciso di diciamo di dedicare un format solo a loro, perché ci sono tanti progetti, ci sono tante cose di cui parlare, per cui nell'arco delle prossime puntate gli amanti della natura avranno da soddisfare la propria golosità. Io direi, visto che abbiamo qui Eleonora che insomma ha già fatto prima una piccola presentazione, lascerei un pochino a te l'onore di raccontare anche che cosa avverrà un po' nelle varie puntate che si susseguiranno. Grazie Silvia. Allora, sicuramente nella prossima puntata vi introdurremo nel nostro mondo del progetto MCB, cioè di monitoraggio e conservazione del barbagianno in Italia, che è il progetto nazionale che riguarda appunto il monitoraggio di questa specie, il tito alba. Una specie che è in grande difficoltà, soprattutto al nord dove vivo io e soprattutto nella mia regione, quindi sento anche un po' la responsabilità di contribuire insomma in maniera efficace alla sua tutela. È una specie veramente meravigliosa e per la quale stiamo cercando di agire nella maniera più efficace possibile. E questo progetto è un progetto articolato con moltissimi operatori lungo tutto il territorio nazionale, nato da pochi anni, eppure ha conseguito diversi risultati. E quindi nella prossima puntata saremo io e Marina, che è responsabile scientifica del progetto, e quindi ci dedicheremo a raccontarvi le bellezze di questo progetto, le difficoltà, e diciamo vi coinvolgeremo anche un po' nelle nostre speranze per questa specie. A seguire sicuramente presenteremo il progetto MESI, cioè di monitoraggio e espansione dello sciacallo in Italia, a cura di Simone Rutella, che è il coordinatore. Questo mammifero che si sta espandendo sul territorio nazionale a partire dall'est, dall'est Italia, dal nord-est dell'Italia, e questo progetto mira a raccogliere dati appunto sul territorio nazionale. E la specie è molto interessante perché appunto sta affettuando questa diffusione in Italia ed è anche un po' in competizione con il lupo, quindi c'è un po' di è particolarmente interessante, e a volte viene scambiata per la volpe, ma perché fisicamente può assomigliare, a volte viene scambiato per il lupo perché somiglia anche un po' al lupo, ma Simone ci racconterà proprio le caratteristiche peculiari di questa specie. Poi avremo degli esperti che ci condurranno nel mondo degli ungulati, pensa. Davide Rufino ci parlerà appunto di diverse specie di ungulati e dei comportamenti corretti da adottare nei loro confronti e di quelle che possono essere le problematiche che possono condurre alla, diciamo, le problematiche legate alla loro presenza sul territorio, ecco. In più avremo diversi coordinatori regionali del progetto di monitoraggio del barbagianno in Italia. In particolare avremo i coordinatori della regione Emilia-Romagna, che ci racconteranno della loro esperienza del primo streaming italiano di una coppia nidificante. Si chiamano Alessandro e Michael, e ci sarà anche Tamara, e ci racconteranno come hanno filmato per la prima volta in streaming in un silos, in un meraviglioso silos, questa coppia di barbagianni che si chiamano Artemio e Marisa, e di come questa attività abbia svelato un mondo proprio legato alla nidificazione di questa coppia, quindi con la produzione di numerosissimi filmati, una grande quantità di materiale che ci ha permesso di approfondire la ricerca sul barbagianni. Poi ci sarà una puntata sulla bioacustica, in particolare sulla bioacustica del tito alba, che indovinate chi sarà a condurla? Cioè, a presentare questa puntata ci sarò io, naturalmente, che mi occupo di bioacustica, e
ci sarà anche una bellissima puntata sugli anfibi condotta da Gabriele Martinucci, quindi con ospite Gabriele Martinucci, che è un bravissimo divulgatore che si è occupato di appunto tenere un interessante corso sugli anfibi, e secondo me vi rapirà e vi interesserà molto, quindi rimanete sintonizzati perché veramente le puntate saranno ricche, con tanti voci diverse, con una grande varietà di temi e di realtà che presenteremo. Beh, è un po' quello che si voleva dare, no? Come anche come senso di comunità. La natura è fatta di tanti animali, tanti voci, poi che lo dico a fare a te dei voci e dei suoni, che insomma ne sei una super esperta, e quindi anche le voci che si alternano lungo le puntate danno un po' quest'idea, no? Di collettività. Poi vogliamo arricchirlo questo gruppo, nasce anche così la voglia, no? Di condividerlo, quindi a maggior ragione. E mentre invece io direi che adesso passerei un pochino la parola anche a Marina, perché nel fuori onda mi ha già svelato qualche cosa, e quindi le ho chiesto: Marina, racconta un po' di cose, delle attività, perché sono super interessanti. Certo, Silvia, grazie. E parlavamo giusto poco fa dell'importanza della cosiddetta scienza partecipativa, che è tra gli obiettivi principali di UNIN, e quindi tra insomma le attività promosse da UNIN abbiamo detto c'è la partecipazione di tutti gli appassionati oltre che i ricercatori, e infatti i soci UNIN hanno proprio la possibilità di proporre dei progetti scientifici, ad esempio tra quelli citati già da Eleonora il progetto MESI e il progetto di monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia, che sono i due progetti principali sui quali adesso siamo attivi, insomma. E, diciamo, UNIN offre quindi la possibilità di proporre studi di monitoraggio ambientale, che ovviamente dopo essere stati prima valutati per comprenderne la fattibilità, diventano un'opportunità per agire in prima persona. E, in particolare il progetto MESI, che è coordinato da Simone Rutella, ha lo scopo di raccogliere dati su scala nazionale riguardanti appunto la presenza di questo canide, che in passato era diffuso principalmente in Africa e in Asia, e parte del Medio Oriente, ma che appunto abbiamo detto negli ultimi anni si è esteso in alcune parti dell'Europa meridionale, compresa l'Italia, e quindi sarà importante in futuro monitorare questa espansione per comprendere meglio anche quali sono le interazioni della specie con l'ambiente, e quindi valutare le strategie di gestione appropriate se necessario. E, mentre il progetto di monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia è stato avviato da Gabriele Stanisci e punta invece alla tutela, come anticipato da Eleonora, alla tutela e conservazione delle popolazioni di Barbagianni su tutto il territorio nazionale. E, come dicevo, coordino la sezione Campania, mentre Eleonora, che è qui con noi, coordina la sezione Lombardia, e sono in tutto 114 le cassette nido artificiali installate già nel primo biennio di attività. Quindi una delle fasi del progetto prevede proprio l'installazione di rifugi artificiali per consentire la riproduzione di quelle coppie che si trovano magari in aree favorevoli dal punto di vista delle risorse alimentari, ma che mancano di siti riproduttivi idonei. Un'altra fase di studio del progetto prevede poi l'identificazione delle specie preda tramite analisi delle borre raccolte, quindi dei rigurgiti, insomma dei resti di pasto non digeriti, da cui possiamo trarre studi sulle preferenze trofiche del Barbagianni, oppure censire quelle popolazioni di micromammiferi che altrimenti sarebbe difficile intercettare. I risultati delle diverse fasi di studio del progetto saranno poi pubblicati entro i prossimi mesi, e quindi poi saranno anche disponibili per fornire una prima panoramica generale sullo status della specie in Italia. UNIN però promuove non solo progetti scientifici, promuove anche, abbiamo detto, formazione didattica per i soci. Infatti vengono messe a disposizione lezioni scientifiche gratuite su una varietà di temi ambientali, svolte da docenti qualificati, esperti, professori universitari, ricercatori. Le lezioni registrate vengono erogate online, così come i corsi UNIN, che si svolgono però in diretta su piattaforma Zoom, quindi permettono anche agli iscritti di interagire in prima persona con il docente.
E al termine dei corsi vengono poi rilasciati sempre attestato di frequenza e tutti i materiali preparati dai docenti. E quindi la didattica online proposta da UNIN offre numerosi vantaggi, tra cui appunto l'accessibilità, la flessibilità per gli iscritti che possono poi seguire o anche rivedere le lezioni on demand, conciliando quindi la formazione con altri impegni. E poi la varietà di materiale didattico che viene comunque messo a disposizione. Svolgiamo poi anche i corsi di formazione, ad esempio da poco si è tenuto un corso di formazione su lupo rivolto in particolare a un nucleo dei carabinieri forestali, quindi sempre per favorire questa partecipazione tra enti, università, gruppi di ricerca. Ma oltre alla didattica online vengono proposte poi iniziative gratuite anche in presenza per i soci, come ad esempio il corso sul recupero fauna condotto nel CRAS, quindi il centro di recupero della riserva naturale regionale Lago di Vico, un corso che si è tenuto a ottobre del 2023, quindi anche corsi in presenza. E poi laboratori didattici nelle scuole di ogni ordine e grado. Tramite il sito UNIN, infatti, è possibile richiedere lo Scienza Kit, che non è altro che una box che contiene tutto il necessario per poter poi svolgere attività di dissezione delle borre di Barbagianni. Questa iniziativa laboratoriale, diciamo, che è attiva in tutta Italia, rientra sempre nell'ambito del progetto monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia, e le borre sterilizzate però che vengono inserite nella box, insomma, dello Scienza Kit provengono proprio dalle raccolte effettuate nell'ambito di questo progetto, che non possono però essere destinate a ricerche scientifiche magari per mancanza di dati standardizzati, ma che si rivelano invece poi ottime per fornire alle scuole un supporto didattico nello studio delle materie scientifiche, che è un po', Silvia, quello, se vogliamo, anche il concetto di learning by doing, quindi l'imparare facendo, una metodologia didattica che unisce teoria e pratica, quindi anche didattica in presenza. E poi UNIN offre anche la possibilità agli studenti universitari di svolgere tesi o tirocini formativi, sempre nell'ambito del progetto Monitoraggio e Conservazione Barbagianni Italia, per ottenere poi i CFU, che sono i crediti formativi universitari, che sono previsti nel proprio piano di studi. Quindi abbiamo già attivato delle convenzioni con diverse università su tutto il territorio nazionale e seguiamo proprio gli studenti in diversi percorsi formativi. Tra le proposte didattiche, ad esempio, c'è appunto l'attività pratica di dissezione delle borre, quindi spieghiamo come svolgerla, quali caratteristiche osservare per l'identificazione delle specie preda, oppure forniamo anche nozioni base di QGIS, che è un software che permette, insomma, di spazializzare e anche di implementare le fasi di ricerca bibliografica condotta su testi, database, o per convertire dati raccolti in campo. E quindi poi offriamo anche la possibilità di capire come si effettuano le analisi nel campo della bioacustica, che è un passaggio che, come abbiamo detto, segue Leonora, che è qui con noi, e che magari può anche raccontarci qualche esperienza di tirocinio che abbiamo seguito insieme. Sì, grazie Marina. Dunque, ultimamente abbiamo effettuato proprio in Lombardia un'attività di dissezione delle borre, quindi, come anticipavi tu, ci siamo occupati di mostrare come vengono dissezionate le borre e cosa può essere presente nelle borre, quindi ad esempio resti ossei, peli, tutti materiali che vengono poi utilizzati per l'identificazione delle prede elettive della dieta dei Barbagianni. Quindi ad esempio i crani, distinguere, non so, ad esempio i crani degli insettivori, distinguere i crani dei roditori, le varie parti dello scheletro, come abbiamo detto i campioni tricologici, quindi i peli, poi rilevare la presenza anche, per esempio, in alcuni casi si sono rilevate la presenza di insetti, di elitre di insetti, quindi ali di insetti, eccetera. Ora, non solamente appunto la dissezione delle borre, ma anche la possibilità di
utilizzare la bioacustica all'interno proprio del progetto per indagare la presenza del Barbagianni. Quindi la bioacustica è uno strumento, una scienza multidisciplinare che ci permette di intercettare la presenza del Barbagianni, quindi sul territorio, tramite ad esempio, o attività di playback, che però sono poco efficaci rispetto a una specie come il Barbagianni, che tendono a rispondere molto al playback. Cioè, cos'è il playback? È il richiamo attivo effettuato verso la specie. Quindi si utilizzano dei richiami e sempre il tutto all'interno di una ricerca scientifica, quindi con delle condizioni etiche, insomma, per non disturbare eccessivamente gli animali e con una finalità scientifica. Un secondo metodo è quello del monitoraggio acustico passivo, di cui io faccio utilizzo diffuso, che permette appunto di non essere invasivi, quindi di ascoltare senza disturbare e di raccogliere una grande quantità di dati. Certo, per i Barbagianni non è sempre semplice, poiché essendo per esempio nella mia regione piuttosto disperso sul territorio si fa un po' fatica, ma questa attività rientra appunto nelle attività che proporremo proprio ai tirocinanti, quindi è un'attività esclusiva di Unin proprio rispetto al Barbagianni, quindi molto interessante e decisamente preziosa. Tante cosine, io già sono muoio di curiosità, anche perché a me poi piace conoscere tutte queste cose. E devo dire la verità, da quando ho iniziato a conoscere Eleonora, che è già un po', perché adesso voi sentite questa puntata, ma noi è già qualche mese che chiacchieriamo, ci parliamo, eccetera, io non guardo più il bosco nello stesso modo, perché Hai ho altre imparato. orecchie Sì, adesso. esatto. Poi fra qualche ora scoprirete anche il perché. Però io direi magari adesso ci facciamo una seconda pausa musicale. Così intanto noi ci inchiacchieriamo ancora un po' nel fuori onda, perché so che c'è ancora qualcosa da dire ai nostri ascoltatori. Un 3-4 minuti di musica e poi torniamo qua. Bentornati in questa ultima parte di Parla la Natura, nuovo programma, ormai non finirò mai di dirlo, questa puntata mi piace super proprio perché si può così raccontare tutto. Abbiamo fatto una prima parte dove abbiamo conosciuto Unin, abbiamo conosciuto Eleonora, abbiamo conosciuto Marina, abbiamo conosciuto tutte le attività, alcune delle attività che fanno in Unin, abbiamo conosciuto anche perché Eleonora ci ha dato qualche spoilerata, non ce le ha spoilerate tutte, ho scoperto nel fuori onda, perché ci sono ancora alcune altre puntate, però lo lasceremo scoprire agli ascoltatori, giusto Eleonora? Lungo il cammino, Esattamente, perché sennò se un po' di sveliamo tutto, suspense. togliamo la curiosità poi. Invece adesso la curiosità che ho io e che chiedo a te, Marina, insomma, a chi delle due vuole parlare, perché nel fuori onda io ho un po' curiosato, no, insieme a voi sul sito e ho scoperto che ci sono anche un po' di corsi, che tra l'altro non è così scontato, e sono anche dei corsi interessanti. Chi è che vuole di parlarci un pochino di che cosa si fa? Silvia, posso parlare dei corsi che ci sono già sul sito, quelli già Ok. disponibili per i soci. Infatti tutti i nostri corsi, come abbiamo detto anche prima, vengono, diciamo, poi erogati sulla piattaforma Zoom. Quindi comunque sono di facile accessibilità. E per accedere ai corsi basta innanzitutto tenersi informati, sempre aggiornati sul sito web o comunque le pagine social dedicate, perché è lì che poi pubblichiamo appunto i prossimi corsi in programma o le prossime lezioni. E poi semplicemente tramite il sito basta cliccare sul corso, insomma, di interesse. Ci sono veramente diverse tematiche che abbracciano tantissimi ambiti diversi. E poi semplicemente invieremo una mail con tutti i dettagli e le credenziali d'accesso per le lezioni e per i corsi. E quindi poi potranno anche essere seguiti alla fine del corso o comunque della lezione
in modalità on demand per chi volesse poi recuperarli. E sul sito ci sono già disponibili alcuni di questi corsi, ad esempio un corso sul collezionismo naturalistico della durata di 6 ore, oppure altri corsi che riguardano ad esempio la biologia ed etologia degli ungulati selvatici italiani, sempre di 6 ore, o anche tematiche diverse più che riguardano le tecniche, le metodologie di studio, come il fototrappolaggio investigativo, sempre un corso della durata di 5 ore, oppure ancora un corso che riguarda la biologia e l'etologia del lupo. Sempre sul lupo è stato svolto anche un corso proprio di monitoraggio, quindi tutti i protocolli operativi che sono stati poi attuati anche per quanto riguarda il primo monitoraggio nazionale del lupo che si è svolto in Italia, e a cui poi ho anche preso parte, e appunto in questo corso vengono spiegati quelli che sono stati i protocolli operativi per svolgerlo. Oppure altre tematiche, quindi ad esempio l'erpetologia, un corso sui rettili europei, corsi su biologia ed etologia di aracnidi italiani, sull'orso bruno, quindi sempre conservazione, gestione, tecniche di monitoraggio, biologia ed etologia ed ecologia dei rapaci diurni italiani, e un corso sugli anfibi d'Italia, e poi l'ultimo corso, il più recente, è un corso che riguarda i grandi carnivori italiani, quindi in cui parleremo di lupo, orso bruno, lince e sciacallo dorato, sempre dalla biologia alla conservazione e gestione, quindi toccando diversi ambiti. E ancora più varie sono le tematiche che riguardano le lezioni extra riservate ai soci, in cui abbiamo anche tematiche che toccano la botanica. E magari Eleonora vuole parlarci invece delle lezioni. Sì, queste lezioni che sono sempre pagate sul sito UNIN, quindi rimandano sempre alla vocazione formativa di UNIN. Abbiamo un'interessante lezione sulla vista dei rapaci, sia diurni che notturni, quindi con le differenze anatomiche e fisiologiche tra queste specie, e una bellissima lezione sul piumaggio, sulla struttura, la funzione e la classificazione delle penne, e quindi di tutto il piumaggio degli uccelli, tenuta proprio dal presidente Gabriele Stanisci. Queste lezioni hanno una durata di circa un'ora, quindi sono più brevi dei corsi, e abbiamo ad esempio anche la biologia riproduttiva degli uccelli, un'interessante lezione di 2 ore, e quindi scoprirete come si riproducono gli uccelli e il comportamento riproduttivo. Abbiamo anche un'interessantissima lezione di paleobotanica, quindi un argomento piuttosto originale, e il ruolo che la paleobotanica, quindi la botanica, è riferita ai tempi, alle ere geologiche passate. Un po' alla Jurassic Park. Esattamente. Oh, che favoloso. È bellissimo, è fantastico. Come ci permette di interpretare i cambiamenti climatici, quindi un confronto temporale che rimanda a un argomento sicuramente molto gettonato e molto importante, quindi è interessantissimo. La biologia e distribuzione della Londra in Italia è una lezione molto interessante che io ho seguito, proprio effettuata da Marina, quindi dalla dottoressa Guglielmi, e è veramente molto piacevole e tra l'altro ricchissima di informazioni, e poi la Londra è una specie veramente affascinante, quindi mi ha veramente rapita questa lezione, mi è molto piaciuta. Infine, etologia e comunicazione olfattiva all'interno delle specie animali da parte di una dottoressa specializzata in etologia, quindi un'etologa, e una novità assoluta per UNIN sarà la lezione live, una lezione scientifica in diretta proprio, riservata ai soci UNIN il 17 aprile alle ore 19, che avrà come argomento le orchidee italiane, quindi anche questo è un argomento molto interessante e molto vario, e parlerà di biologia, ecologia e riconoscimento proprio di queste specie botaniche, a cura della dottoressa Davalle. Quindi, come vedi, un quacervo di argomenti tutti molto ricchi, interessanti, variegati, originali,
insomma, a me piacciono tutti, devo dire la verità. Sono interessantissimi, cavolo. No, adesso che mi hai detto paleobotanica, boh, io ho il film davanti. Adesso mi informerò assolutamente perché questa cosa mi intrippa parecchio. Scusatemi il gergo molto intrippa, però ci sta, È è giusto. definito. Sì. Bene, allora noi siamo un po' in chiusura di questa puntata, dove ovviamente intanto ringrazio Marina ed Eleonora che ci hanno fatto compagnia. Tanto le risentirete nelle puntate, come ha già anticipato Eleonora, per cui saranno delle voci e io non vedo l'ora di ascoltarvi in puntata. E a questo punto direi di magari di dare qualche informazione, no? Perché so che poi i nostri ascoltatori sono sempre iper curiosi, quindi non mandate le mail a me, ma piuttosto andate sul sito, tanto insomma è accessibile ormai da tutti i dispositivi, che è entenazionaleunin.com. Giusto? Ho detto giusto, sì. Sì, corretto. E almeno così, no? Anche perché Eleonora e Marina, se hanno piacere, poi magari chi ha da approfondire, poi visto che ci sono anche le lezioni, c'è anche comunque ci sono i contatti, c'è spiegato benissimo anche i progetti, perché poi c'è tutta la sezione, quindi anche chi ha voglia, no, di diventare investigatore a tutti gli effetti trova tutti i riferimenti, trova anche riferimenti come associarsi, giusto? Ci sono tutti, c'è tutto, tutto completo, tutto presente, per cui a maggior ragione, anzi io vi consiglio, andate a curiosare così se ci siamo dimenticati qualcosa, anche perché insomma in 40-45 minuti non è che possiamo raccontare anni e anni, facciamo giusto un estratto, quindi chi ha voglia di mettersi lì con calma, si gode il sito, si gode anche tutte le cose che vengono fatte perché sono molte, per cui insomma c'è tanto da cui raccontare. Bene, allora io direi che a questo punto diamo l'appuntamento a settimana prossima, perché inizieremo con le prime puntate ufficiali, ore 17, Radio Nord Borealis. Mi raccomando, parla la natura. Sul sito trovate nel palinsesto anche la grafica, così inizierete anche a vedere nelle storie il nuovo programma che passa. Tanto sapete che noi vi diamo tutti gli aggiornamenti di programma della giornata. Bene, allora io a questo punto ringrazio ufficialmente Marina e Eleonora che mi hanno fatto compagnia, che ci hanno fatto questa bella introduzione. E noi, io vi ascoltiamo allora nelle prossime puntate. Grazie Silvia, grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo sicuramente prestissimo. Grazie Silvia, a prestissimo, rimanete sintonizzati. E io aggiungerei anche, rimanete sintonizzati, perché secondo me alle 21. Non lo so. Beh, intanto possiamo dire che c'è una novità perché qualcuno avrà già visto in palinsesto una nuova puntata, un nuovo format. Io vi aggiungo anche che secondo me una delle due voci di oggi la risentirete molto molto presto, ma chi lo sa. Comunque, consiglio, tendete l'orecchio. E chi coglie coglie, va bene. Adesso io divento più seria, vi auguro davvero una buona proseguimento di serata con i nostri programmi. Con me ci ritroviamo alle 21 e direi con Parla la Natura ci troviamo mercoledì prossimo alle ore 17. Buona serata a tutti.